Allora, voglio parlarvi insieme di Rosario Munnix. È una persona molto divertente, bello, attraente. Dice di avere la ficca nel culo, ma sarà vero o non sarà vero? Cioè, bisogna guardarlo completamente. Tutti gli uomini, non tutti gli uomini, son nati tutti diversi, sono tutti diversi l'uno dall'altro. E dire ho la ficca nel culo. Certo, qualche bambino su internet potrebbe afferrare questo argomento, potrebbe essere un argomento un po' non trattabile completamente per i bambini. Chiunque può vedere YouTube, dice, ho la ficca nel culo. Dice, papà, ma è vero che Rosario c'ha la ficca nel culo? Io non l'ho visto ancora, bisogna vedere se c'è la ficca veramente. Cioè, Rosario dice così, voglio un pene, un pisello enorme. Ma se lo vuole da 1,20 m questo pisello, gli sfonda tutto l'intestino, rovina tutto. Lui dice: non ci sono più uomini, uomini, oggi sono tutti frucci. Nell'era moderna, può essere qualcuno raramente che raddrizzi molto completamente, che abbia anche un pisello gigantesco completamente, 30 centimetri, 40 centimetri. Non tutti gli uomini non sono più uomini come una volta. Beh, questo secondo come riferisce Rosario Munnix completamente, io sto commentando lui. Cioè, la maggior parte di tutti gli omosessuali sono tutti passivi, la maggior parte, anche in Sardegna così. Raramente ce ne può essere qualcuno attivo, uno o due su 100, tre su 100, quattro su 100 che siano attivi completamente. Attivi e passivi con doppia funzione. Cioè la maggior parte dei gay sardi sono passivi, sono tutti così passivi. Ma Rosario è unico al mondo completamente, anche se è passivo anche lui, è unico al mondo. Rosario è divertente, comico e attraente. Mi piace molto Rosario. Allora, quindi tornando a parlare anche dei gay attivi ce ne sono pochi in Sardegna, cioè la maggior parte dei gay andiamo a Oristano, i gay la maggior parte sono tutti passivi. Su Cagliari, maggior parte attivi ce ne sono un bel po' di attivi, più passivi che attivi. Il problema cos'è? Che non si produce il testosterone, quindi il testoviron. Alcuni amici gay mi hanno chiesto l'ormone che facevo io, il testoviron completamente. Cioè, come ormone mi sono accorto che ha delle sostanze chimiche, come il benzinolo, benzeme, contiene una sostanza chimica che fa male all'organismo, non è che sia un ormone molto sicuro, è della Bayer. Come ormone garantisce completamente il rettore, garantisce il rettore completamente, garantisce un po' di rettore. È un ottimo ormone, fa molto produrre molto spermatozoo come ormone, però è chimico, è un po' pericoloso. È fatto di sostanze naturali, c'era il testo vis, che è fatto di olio di ricino con olio di... con olio di sesamo. Tanto vale, conviene comprarsi un po' di olio di sesamo, va ingerito completamente l'olio di sesamo, non mangiarne molto perché sennò fa venire la scioltina all'olio, cioè quindi un po' di olio di sesamo, l'olio di sesamo contiene testosterone, quindi contiene testovirus. Insomma, sono delle punture che sono molto fastidiose, completamente su iniettarsi queste punture perché comincia. Fa male molto il sedere utilizzando gli aghi molto grossi perché l'ormone è molto oleoso. Quindi il problema è che la siringa normale non funziona bene l'ago normale, salta fuori l'ormone. Quindi l'unico è completamente o farsi una puntura sulla coscia. Però queste punture sono anche un po' fastidiose perché molte volte, se non stai attento, salta fuori l'ormone completamente, ci perdi la fiala. È così. E quindi le punture, l'omosessuale viene a mancare il testosterone. Manca il testosterone e così l'omosessuale. Però
Però le punture, ho sentito dire che anche l'associazione Aramisi, alcune persone mi hanno parlato, hanno detto che alcune punture non funzionano, quindi fu gli ormoni non funzionano, alcuni li fanno e non funzionano. Sono cosettine fatte per comprare, per arricchire le case farmaceutiche. Molte volte allungano con certe sostanze e non funziona per quel motivo. Partite un po' fate male di ormoni. Allora, torniamo a parlare di rosario ormone. Il rosario ormone si produce molto ormone, il testosterone è molto peloso, insomma, quasi quasi da dietro sembra più una scimmia completamente, molto peloso anche davanti. Conviene rasarsi per essere più bellino. Mostrarsi in televisione così, con quei peli sul petto, le peli nella schiena, sembra che abbia un vestito dietro, un vestito nero. Insomma, il personaggio è molto più simpatico di Benito Urg, insomma, di Benito Urg e di Fantozzi, molto più simpatico. Rosario Munix è il Fantozzi del web, molto simpatico, come troppo togo, mi piace. Lo vorrei conoscere un giorno, Rosario Munix. Vorrei avere soddisfazione di conoscere Rosario. Se scendo a Roma, che lui abita a Roma, lo vorrei conoscere. Una sera di mano a Rosario. Ciao Rosario, come va? Mi presento, sono Roberto Spiga. Ti seguo molto nel web, su internet, seguo molto YouTube. Sei molto simpatico, Rosario, mi piace troppo. Tieni un bacino, tieni Rosario. Vabbè, buonasera a tutti, grazie di avermi seguito. Questo YouTube non è per niente compromettente. Ho parlato solo di Rosario Munix, di Tester Virons e quant'altro. Non ho parlato di altro. Buonasera, grazie di avermi seguito.